Ed ecco che allora questa sera ancora vivremo questa serata di Caris. Grazia piena, vita in abbondanza. Bene, forse qualcuno si è collegato durante questo momento all'inizio. Questa sera è un po' diversa perché abbiamo avuto un problema tecnico all'inizio e l'abbiamo risolto, diciamo, con un semplice telefonino. Sentirete forse l'audio in modo diverso, ma sicuramente la parola di Dio giungerà a tutti voi. Abbiamo iniziato a vedere la scorsa volta, vi rileggo tutto il passo, dell'entrata, io avevo scritto trionfante in Gerusalemme, ma è messianica, cioè il Messia entra in Gerusalemme per conquistare. Marco 11, versetti dall'1 all'11. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Risponderete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che prendevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Parola di Dio. Cosa ci insegna questa parola di Dio? Siamo arrivati fino a quando Gesù dice ai suoi due discepoli: andate, troverete, slegate, portatemi qui. L'ultima cosa che avevamo visto è: portatelo qui. Quindi chiede proprio che quel puledro sia portato a Gesù. E mentre gli spiega quello, dice anche: e se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Il Signore ne ha? Dio chiede permesso. Dio chiede permesso di poter usare, di quel puledro. Dio chiede permesso, ma non è il re dei re, eppure questo re si è, diciamo, autolimitato rispettando la nostra libertà. Dio ne ha bisogno di noi? Siete sicuri? Non è Dio? Non può fare tutto quello che vuole? Ma lo fa attraverso di noi. Molte cose le fa attraverso di noi. Anche la preghiera di intercessione che facciamo tutti i mercoledì pomeriggio risponde a una richiesta di Dio di pregare per poter agire. Dio passa attraverso che cosa? Il nostro servizio, il nostro amen. Gesù stesso è venuto nel mondo passando attraverso un grembo e ha dovuto chiedergli permesso. Noi la chiamiamo l'annunciazione, ma mi piace chiamarla la proposta. Dio gli ha chiesto: posso? A Maria, posso? E lo stesso posso lo rivolge a me e te. Dice: il Signore ne ha bisogno. Quindi quel puledro serve per un servizio, l'avevamo già un po' detto, ma quel puledro è per un servizio. Dio ha bisogno di noi per servirsi di noi. Dov'è che doveva andare Gesù con questo puledro? In Gerusalemme, a conquistare Gerusalemme. La Gerusalemme è la profezia del mondo, è la profezia del cuore delle persone. Quindi Dio ha bisogno del nostro servizio per andare a conquistare delle anime. Siamo disponibili? Sei disponibile?
Dio dice, Gesù dice, andate e slegatelo, perché ne ho bisogno. Quindi prima di poter fare un servizio, una persona ha bisogno di essere slegata, bisogna sciogliere i nodi, bisogna liberarci. Dio vuole liberarci per fare che cosa? Per servirsi di noi, per servirlo. Quindi, questo è molto importante, e lo vediamo anche nella suocera di Pietro, non in Marta, come tante volte è stato detto, che poi fa un servizio, ma Marta fa un cattivo servizio perché non ascolta. Diciamo, l'emblema del servizio è la suocera di Pietro, perché c'è scritto che la guarì e subito si mise a servire. Quindi la guarita dalla febbre qui slega. Ci sono delle cose dalle quali noi dobbiamo essere guariti e liberati per poterlo servire. E al contrario, possiamo leggere dall'altra parte, ogni guarigione, ogni liberazione, ogni benedizione, ogni vocazione, ogni cosa che noi chiediamo a Dio e Dio ce la concede, serve per servirlo. Signore, dammi solo questo e poi non ti romperò più le scatole. Dio non te lo può dare perché è una richiesta egocentrica ed egoista per i porci comodi nostri. Invece Dio non potrà mai concedere qualcosa, no, almeno non vuole, poi magari attraverso la fede qualcuno riesce anche a ottenere qualcosa, ma poi ti fa più male che bene. Perché ogni vera guarigione, liberazione, ogni vero dono che discende dall'alto serve per farci servire Dio. Ci siete? Lo leggiamo anche in Esodo capitolo 3, versetti dal 9 al 12. Ecco, qui è Dio che parla a Mosè e dice: ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, ai due discepoli dirà, andate. Ti mando dal faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Slegali, tirali fuori, salvali. Mosè disse: chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Quindi Mosè si trova delle scuse, invece i due discepoli partono subito. Rispose Dio: io sarò con te e questo sarà il segno che io ti ho mandato. Ascoltate bene. Quando tu avrai slegato, quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Quale sarà il segno che quella è stata un'opera di Dio? Il fatto che il popolo di Dio servirà Dio. Quindi ogni guarigione, ogni liberazione deve essere vista proprio con questa finalità di diventare servi del Signore. Altrimenti è tutto un folklore, adesso anche nel rinnovamento carismatico, a volte guarigioni e tutto, ma anche nel mondo esoterico. Il Reiki funziona? Queste cose funzionano? Danno dei segni subito. Vai dalla maga, da qualcuno è ciarlatano, no? Ma altri sembra che funzionano. E qual è la diversità se funzionano anche loro? Che di solito dopo loro non servono Dio. È una falsa guarigione. Ecco perché c'è tutta una sapienza di Dio nel concedere certe guarigioni, liberazioni anche nel tempo giusto, perché alcuni se ricevono prima certe cose poi li gestiscono male. Dio fa bene le cose, dite con me? Nei tempi giusti. Nei tempi, nei tempi giusti. Ma perché Dio sta, perché c'è ancora qualcosa da imparare. Forse c'è qualcosa che se tu ricevessi saresti sbagliato, sbagliata per poi gestire quanto Dio ti ha dato. Meno male quando qualcuno va dall'esorcista e Dio non lo libera subito, perché magari questo non ha fatto un cammino, vorrebbe essere liberato da una certa cosa, ma poi c'è quel passo che dice, quello spirito che se ne va, torna e se vede che la casa è spazzata d'orna, quindi non sta facendo un cammino, non si sta riempiendo di Spirito Santo, di santità e di tutto, ma dice, ah, adesso sto meglio, mi faccio i porci comodi miei, dice che va, ne prende altri 7 peggiori di lui, torna, prendono autorità e la situazione di quell'uomo è peggio di prima. Quindi era meglio non essere stati liberati. Quindi ecco che
dietro anche a un esorcista, così ci andrebbe un ministero di insegnamento per insegnare, per preparare le persone, cosa che molte volte non si fa e ci sono a volte un po' di danni. Quindi il segno dell'opera di Dio nella nostra vita non è il libertismo. Certo, conoscerete la verità vi farà, vi rende liberi, ma per fare che cosa? Per servire Dio. Avete mai detto il Benedictus? Qualche volta sapete che c'è tutte le mattine il Benedictus, il Magnificat ai Vespri, il Benedictus al mattino e poi c'è nella Compieta quella preghiera, la preghiera di Simeone, lascia ora che il tuo servo vada in pace. Quando noi al mattino diciamo questa preghiera, diciamo una cosa particolare. Luca 1, versetti dal 69 al 75. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un salvatore potente, quindi Dio vuole salvare nella casa di Davide suo servo, come aveva già detto per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici, vedete, guarigione, liberazione, tutto questo, e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ci ha concesso misericordia, ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Lo diciamo tutte le mattine per chi prega. Stiamo proprio dicendo, Signore, se tu ci concedi una libertà è per servirti. Chiara? Mi sembra, ho solo due o tre passi, ma dalla suocera di Pietro a Mosè a questo qua è molto chiaro, lo diciamo tutti i giorni. Tu hai fatto un giuramento di concederci, liberati dalle mani dei nemici, Mosè l'ha fatto, Gesù l'ha fatto, di servirti. In che modo? Senza paura, in santità e giustizia al tuo cospetto. Per tutti i nostri giorni. No, dai, per sei mesi mi sdebito con Gesù che mi ha salvato e poi mi faccio la mia vita, giusto? Forse non è così. Quell'asinello, quel puledro, quel è la profezia proprio dei servi del nuovo regno, regno della pace e non della guerra. Dio ci libera, ci benedice, ci dà un sacco di cose, ci guarisce, ma per servire, per lavorare nel regno dei cieli. Altrimenti uno potrebbe ricevere una guarigione, ma poi peggiorare. Uno può andare anche da uno psicologo, riuscire a risolvere qualche ferita, ma poi, perché è più forte, perché sta meglio, entrare maggiormente nel peccato. Quindi non è una guarigione positiva quella. Mi ricordo uno dei primi libri che ho letto dopo la mia conversione, diceva, il titolo era La guarigione interiore positiva. E mi aveva colpito questo positiva, difatti la prima cosa che diceva è che le guarigioni di Dio portano verso una cosa del genere. Ma sai, quel mago, sai quello, sai che facendo orecchie le persone guariscono, sai, ma le persone non si convertono. Anzi, iniziano anche loro un cammino esoterico e di solito poi ci sono grandi danni, grandi, grandi, grandi danni. Ci siete? Questa è la base per comprendere quando è Dio ad agire. O quando c'è qualcun altro. Il nemico può guarire? Sì. Sì? Sì? Quanti miracoli che il diavolo fa. Quanti miracoli che il diavolo fa. Difatti nell'Antico Testamento dice proprio, si riconosce quando una cosa viene da Dio, perché poi ti porta a glorificare Dio. Se leggete nell'Apocalisse c'è proprio scritto che il capo, il nemico, il maligno, dà potere ad alcuni uomini e ad alcune donne di fare anche prodigi, ma non sicuramente per portare Gesù. E invece questa cosa è particolare perché dice slegatelo per portarlo da me perché io possa servirmene. Ce l'avete? Quindi chiediamo pure guarigioni e chiediamone tante, a volte chiediamo le grazie per i nostri figli di qua e di là, ma la prima cosa da chiedere per loro è la salvezza, perché una volta che gli ha concesso mille cose poi si dannano, oppure le usano male o... Ah già, abbiamo dimenticato una cosa, una caratteristica di questo puledro. Prendete quel puledro sul quale nessuno è ancora salito.
usando un termine sessuale? Vergine. Vergine, sul quale non è ancora stato usato da nessuno. E qui cascheremo abbastanza male, perché il servizio a Dio ha a che fare con la verginità. Ma guarda un po', Matteo 25,1, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, tutte vergini, che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Quindi ci dice che il servizio a Dio deve essere un servizio puro, un servizio verginale, cioè non è perché io prima ho suonato per il mondo, poi suono per Dio e sono a posto, non è la stessa cosa. Non è che se ho una certa intelligenza la uso dall'altra parte e sono a posto, no. C'è tutto un percorso di purificazione, ti deve rendere nuovamente puro. Non è la stessa cosa fare il male e fare il bene, cioè non è che uso solamente le qualità da una parte e poi le uso dall'altra e finisce lì. No, Dio di solito deve purificarci. E la purificazione, per chi è uscito un po' dal binario, a volte è un po' dolorosa, perché chi è uscito di solito si è legato a certe cose, ci sono certe ferite, e quindi quando rientriamo e iniziamo con Dio, continuano queste ferite, continuano queste cose, e noi a volte usiamo, abusiamo anche di Dio. Allora deve esserci tutta una purificazione, perché poi vediamo quanti servizi anche nella Chiesa sono io. Quindi questo sul quale nessuno è mai salito ha a che fare proprio con un progetto nuovo, non è solo che lo cambio da una parte e dall'altra. Dopo la mia conversione volevo continuare ad andare in discoteca a evangelizzare. C'avevo proprio voglia di mollarle. Dicevo, no, ma ci vado per fare il bene. Lascia sta, mi ha detto. Cambiamo proprio. E da lì è partita tutta una purificazione. E prima di darmi dei servizi, delle cose, ha lavorato molto sulla purificazione. Perché altrimenti noi lo facciamo in modo egocentrico, in modo malsano tante volte. Vediamo quante cose anche nell'ambiente del servizio, qualunque servizio può essere non sano, anche se sembra che porta frutto. Vedi la guarigione di Naaman il Siro, ne avete mai sentito parlare? Naaman il Siro, che poi viene guarito, quello che immergiti 7 volte nel Eliseo, gli dice attraverso il servo, vai a bagnarti 7 volte, ma no, vorrei andare dall'altra parte, poi lo fa. Ebbene, c'è scritto che quel Naaman faceva un ottimo servizio, ma era lebbroso, aveva bisogno di purificazione. Cioè uno potrebbe anche avere un carisma, potrebbe predicare bene, suonare bene, fare delle cose, ma avere ancora tante ferite e non servire veramente Dio. E non servire veramente Dio. Ma Signore, abbiamo profetato, abbiamo guarito, abbiamo liberato, abbiamo, ma io dirò, dice Gesù, non vi conosco. Ma io ho fatto a Madonna. E sempre, mi ricordo che, non so se ci segue, nonna Olga mi dice, io non riesco proprio a capirlo quel passo. Cioè io vado, faccio questo, faccio quello, e poi mi dice, chi sei? Ho detto, nonna Olga, non ti preoccupare, gli dico io chi sei. A parte quello. E difatti non l'ho mai capita, fino a quando non c'è una purificazione, le nostre azioni possono essere non pure, non sane. Ecco quel puledro sul quale non è mai salito nessuno. A Dio non piace far la seconda donna. Cioè, o lo prendi come tutto e lo lasci, o altrimenti non lo puoi usare come scarto. Ecco perché Dio si vuole servire di noi, sì, ma vuole rifarci completamente nuovi. Cosa vuole fare? Rifarci in che modo? Nuovi, ridarci questa verginità, questa disponibilità, questa cosa. Disponibili? Allora gli dà queste indicazioni Gesù, gli dice andate, fate questo, troverete. Bellissimo. Vuoi leggerlo? Ce l'hai sotto, versetti dal 4 al 6. Andate.
fuori dalla strada e lo svegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché svegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. O era spento o era... Andarono e trovarono. Cosa fecero? Andarono. Prima cosa? Andarono. I miracoli non avvengono da seduti, l'abbiamo già detto, ma devi partire, obbedire alla parola di Dio. Naaman otterrà il miracolo quando? Quando si muove, quando obbedisce. Troppi non obbediscono alla parola di Dio, pregano, ma se Dio gli dà delle indicazioni non lo fanno. Andarono quindi sulla parola, e visto che partono sulla parola c'è scritto e trovarono. Facendo questo movimento trovano, sperimentano, vedono proprio quello che Dio gli ha detto. Andarono e trovarono. Gesù gliel'aveva preventivato, profetizzato, predetto, dite come volete. Forse meglio profetizzato, per non usare termini magari, però Gesù gli aveva detto: guardate, adesso andrete lì e troverete. Loro partono in fede. Cosa fanno? Partono? Lo vedevano da distante, cioè avevano il binocolo, quindi sono partiti in fede, fidandosi. L'hanno fatto fidandosi, e qual è stato il risultato? Trovarono proprio un puledro legato. Qui aggiunge una cosa che non aveva detto Gesù: vicino a una porta, fuori sulla strada. Porta significa passaggio, è un cambiamento, è un'opportunità. Vi ricordate, in Apocalisse dice: se Dio chiude, nessuno apre, se Dio apre, nessuno chiude. Cioè un'opportunità, se Dio ti apre quella via, allora la prendi. Se invece chiudi, impara a non sbatterci il naso, impariamo a leggere i segni di Dio quando apre o quando chiude. Qui era vicino una porta, fuori sulla strada, quindi significa che c'è da fare del cammino, ed era legato, un puledro legato, porta, strada, legato. E loro cosa fanno? Lo slegano. L'ha slegato Gesù? Chi l'ha slegato? I discepoli, la Chiesa, i battezzati. Ci sono persone che hanno delle vocazioni bloccate, ci sono molte persone bloccate e si sbloccheranno grazie a chi? Verranno slegate da chi? Da chi? Da me, da te. Ci sono delle persone che sono bloccate e noi siamo la provvidenza di Dio per andare a slegare queste persone, affinché slegandole possano trovare il loro servizio, possano trovare la loro dimensione vera nella loro vita. Quanti legami con la paura in questo momento, con i giovani sono veramente disfatti in questo momento, con quello che hanno vissuto in questi 2 o 3 anni, con quello che gli sta dicendo la televisione, tutto sono veramente fragili, poveri, hanno paura, vedi che si stanno facendo fuori gli uni con gli altri, quanta aggressività e tutto, sono legati, hanno bisogno di essere slegati. E Signore, slegali. Sì, lo faccio. Attraverso? Attraverso noi, attraverso dei ministeri, attraverso degli accompagnamenti, attraverso delle cose del genere. Loro partono e vanno. E la cosa particolare è che arrivano lì e nessuno li ferma, gli fanno solo una domanda, c'è scritto. Vi ricordate? Gli fanno quella domanda e loro cosa rispondono? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. Non c'è da aggiungere né togliere niente. Facciamo le cose che ci dice Gesù e le cose avverranno. È particolare perché loro arrivano, trovano questo, questi non chiamano il 113, non chiamano, ma gli fanno una domanda. Loro rispondono e funziona. Non vi sembra che ci sia una regia dall'alto? Qualcuno dall'alto vedeva bene il puledro, ai due gli dice: andate, troverete, succede, rispondete così. Loro partono, vanno, quindi Gesù non c'è, teoricamente, ma c'è nella profezia, c'è in questo sguardo dall'alto. Arrivano, gli dicono: perché lo fate? Perché
ne ha bisogno, probabilmente, ah va bene, ah va bene. Questi, dice, e li lasciarono fare. E li lasciarono? Acconsentirono. Adesso vi leggo un passo che è importantissimo, che non viene quasi mai letto nell'uscita del popolo di Dio da Israele, dall'Egitto, scusate. Esodo 12, 35, 36. Gli israeliti eseguirono l'ordine di Mosè. Cosa fecero? E quei due discepoli eseguirono l'ordine di Gesù, il nuovo Mosè. Quindi hanno fatto quello che gli è stato detto, semplice. Gli israeliti eseguirono l'ordine di Mosè, si fecero dare dagli egiziani, dai nemici, da quelli che li avevano reso schiavi, oggetti d'argento e d'oro e vesti. Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani, i quali accolsero le loro richieste. Così essi spogliarono gli egiziani. È bellissima questa, cioè, a volte abbiamo tolto vari pezzi in questa Pasqua, in questo passaggio. Cioè, in questa Pasqua c'è anche un arricchimento, c'è anche un prendere quello che il nemico aveva nelle sue mani. Cioè, non è solo tirami fuori, ma arricchiscimi anche, dammi tutti i doni, sblocca tutte le situazioni. E qui dice, come i due discepoli vanno, gli chiedono cosa fate, e gli rispondono, e l'altri dicono va bene. Anche qui addirittura Dio gli aveva detto, guardate che nel momento in cui dovete uscire dovete chiedere oro, argento e le varie cose. Loro cosa fanno? Lo fanno, ma sembra una cosa insensata. Chiedi ai tuoi nemici benedizioni che fino a un attimo prima sono più potenti di te, sono più forti di te, sono. Loro lo fanno e c'è scritto, loro obbediscono. Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani. La vedete questa regia dall'alto? Che tocca i cuori? Che al momento giusto sblocca? Ci sono volute 10 piaghe, prima no, al momento giusto? Sì, il favore di Dio agisce, non solo li tira fuori, ma li tira fuori a tasche piene, a tasche piene di benedizione. Così essi spogliarono gli egiziani. Il diavolo è costretto a ridarci indietro quello che ci ha rubato, e faremo poi un corso su questo, come fare. Anche il nemico, anche il maligno, quando noi obbediamo a Dio, è costretto a obbedire. Ve la ridico? Quando noi obbediamo a Dio, anche il nemico, che è più forte di noi, è costretto a obbedire a Dio per quel progetto di salvezza. Chiaro? È chiaro stufat, diceva qualcuno. È chiaro stufat. Quindi a volte perché solamente non obbediamo alla parola di Dio, altrimenti avviene. Lo slegano e poi c'è scritto, portarono il puledro da Gesù. Dove lo portano? Ah, Signore, fammi solo sposare, poi mi farò la mia vita. No, no, se ti sposi nella grazia di Dio, il tuo matrimonio, il sacramento, deve diventare servizio a Dio. Io e Sara abbiamo avuto problemi per il viaggio di nozze, quando volevamo andare a Guadalupe, avevamo guardato un po' in Messico e poi spostarci all'inizio, e abbiamo fatto una domanda all'agenzia di viaggi. C'è una chiesa lì dove possiamo andare a messa? Non ce l'hanno mai chiesto. Ah, ma gli altri si sposano e quindi poi non vanno più a messa. Poi il Signore ci ha deviati, ha fatto sì la regia proprio dall'alto, ho parlato col mio testimone, lui era andato in America tante volte, mi ha detto se vuoi vengo a conoscere. E siamo andati poi a San Diego, abbiamo fatto un giro da quelle parti, ospiti proprio in una casa, quindi è stata una bella esperienza, oltretutto col mio testimone che conosceva tutto, è stata proprio una bella esperienza. Ho detto guarda, tutte le mattine a messa, con il jet lag, come si dice, con il cambio orario, siamo arrivati là che alle 5 di mattina eravamo svegli. La prima messa era alle 7, era già dopo 2 ore, avevamo fatto colazione, di tutto e di più. La sera alle 9 eravamo a letto, ma al mattino pronti per andare a messa. E tutte le mattine con il testimone, sua moglie, siamo riusciti ad andare lì e poi fare. È stata proprio una bella esperienza. Il matrimonio, come ogni sacramento, come ogni dono che viene da Dio, deve servire per l'opera di Dio.
perché se non serve per l'opera di Dio quello che Dio ti ha dato, significa che tu stai servendo un nemico. Ci siete? Gesù libera il puledro, fa liberare perché lo portino da lui, perché poi deve servirlo. Poteva liberarlo e dirgli vai pure. No, il popolo di Dio li tiri fuori dall'Egitto, andate pure. No, perché servissero il Signore. Portano il puledro da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli. Siamo in Marco 11. Marco 10, l'ultima scena che avevamo visto, lo ricordate, c'è un mantello? Quello del cieco che buttò via. Cos'era il mantello? Era la sua vita, era tutto. Quindi questi cosa fanno? Prendono la loro vita e la gettano sul dorso del somarello di questo puledro. E chi ci salirà sopra? Quindi quando avete un po' di cervicale è perché stiamo portando il sedere di Gesù. Cioè, e mi veniva in mente, a parte tutto, mio figlio, mia figlia, quando li porto a Groppetta, no? Come che si dice, a Spalletta, li carichi lì, no? E dicevo, ah, interessante, diventiamo quelli che portano Gesù. Questo mantello è proprio la nostra disponibilità totale, come quel cieco che buttò via tutto e andò da Gesù. Quindi questi mantelli, e lui vi salì sopra. Abbiamo già fatto salire Gesù? Sulla nostra affettività, sulla sessualità, sul tempo libero, gli abbiamo dato autorità? Abbiamo gettato il mantello? O ci difendiamo ancora? O glielo mettiamo disponibile? Ah, ok, c'è qualcuno che mi sta ascoltando. Non mi senti abbastanza bene, stai mettendo. Oh, ok. Oppure stendevano i loro mantelli sulla strada, significa che la vita, quello che noi diamo disponibile, serve per portare Gesù, per il percorso di Gesù. Ci siete fino qua? Quante cose, bisognerebbe fermarsi su ogni cosa, perché quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano. Cosa gridavano? A messa qualche volta lo facciamo? Tutte le volte, prima della transubstanziazione, prima della consacrazione, c'è questo canto. Osanna, Osanna, Osanna. Santo, 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 Osanna. Che significa lodare Dio. Quindi quando dicono che nel rinnovamento carismatico, così, si fanno cose strane, si fanno tutte le messe cose strane allora, di lodare, di benedire. Osanna, Osanna, Osanna. L'hanno fatto anche questi, gridavano Osanna. Cosa facevano? Gridavano. Cosa facevano? Gridavano. Osanna, Osanna, Osanna. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. E fino qua tutto bene. Tutto bello questo. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Cioè vedono ancora in Gesù il Messia fisico, il Messia figlio di Davide. Davide, vi ricordate che aveva liberato, aveva fatto fuori Golia e così via, aveva conquistato. Quindi si aspettano che lui entri in Gerusalemme e che faccia fuori i nemici. Questa cosa è un po' da purificare. C'è comunque questo santo, 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 Osanna nel più alto dei cieli. E da qui verrà preso quel canto introduttivo al momento poi della consacrazione. Alcune volte vedo in chiesa qualcuno che mentre si mette a cantare Osanna si inginocchiano già. Invece sarebbe da lodare, da benedire. Al termine cadi in ginocchio davanti a Gesù. Dopo aver lodato, dopo aver osannato il Signore, e non lo fai da in ginocchio, lo fai da in piedi, osannare, e poi cadi in ginocchio e gli avviene il miracolo della transustanziazione. Godiamo, viviamo quel momento, ecco perché anche il ginocchio, in ginocchio è un grandissimo rispetto sapendo che avviene un miracolo lì. Cioè non è un'umiliazione, ma è proprio una prostrazione davanti a un miracolo. Quindi Gesù cosa fa? Si gode tutti questi Osanna, Osanna, Osanna e dice fra 2 o 3 giorni voglio vedere se lo dite ancora. Ah sì, crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. Ah ok. Benedetto XVI diceva che non sono le stesse persone, perché ho letto il libro che aveva scritto. La maggior parte dei teologi dice di sì, che ha cambiato, da Osanna a crocifiggilo. Secondo Benedetto XVI dice non erano le stesse persone, però.
Si può passare comunque da un osanna, osanna, osanna in chiesa a un vaffa, vaffa, vaffa al tuo prossimo, al primo che trovi per la strada. E quindi non ridere. Succede mai? Osanna, 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 arrivi fuori, succede qualcosa, marito, moglie, figli, dici, ah grazie, ma sono scordata di nuovo. Scusa signore, posso rientrare a ripigliarmi un'altra volta? Perché dall'osanna al crocifiggilo, crocifiggiamo di nuovo Gesù, lo facciamo fuori. Siamo proprio fragili. Comunque c'è questo puledrino con Gesù, e dove vanno? Ed entrò a Gerusalemme, virgola, nel Tempio. Non solo Gerusalemme, ma nel Tempio, il luogo della preghiera, nella città di Dio, nel luogo della preghiera. Voi sapete che noi siamo fatti come un Tempio? C'è un cammino, sono 7-8 anni che ho un libro, l'ho letto più volte. Noi siamo come il Tempio, dall'esterno verso il Kadosh, l'interno, siamo come il Tempio di Dio. È molto bella questa cosa. Gesù entra a Gerusalemme, entra ed entra nel Tempio. Non solo in Gerusalemme, non solo un po', Dio dove vuole entrare? Nel nostro cuore, nel punto più profondo del nostro essere. Il Santo, Gesù, perché Santo, vi ricordate, mentre liberava quell'uomo che aveva problemi spirituali, il demonio gli diceva: io so chi tu sei, il Santo di Dio, riconosciuto dai demoni ma non dalle persone. Il Santo entra in un luogo che dovrebbe essere santo, Gerusalemme e il Tempio. Problema che nel 70 d.C. cosa succede a quel Tempio? Verrà distrutto. Il vino nuovo Gesù entra in un luogo, in questo tempio, ma trova degli otri vecchi. E cosa dice quel passo? Se, fra l'altro era nella lettura proprio di oggi, il rito ambrosiano. Se tu versi il vino nuovo in otri vecchi, si spacca. Gerusalemme si spaccherà. Distruzione, perché il vino nuovo è venuto, non l'hanno accolto. Sono rimasti otri vecchi e tutto si è spezzato. Qual è il nuovo tempio allora? Perché sono entrati in crisi. Il popolo di Dio è entrato in crisi. C'era un Vangelo solo, quello di Marco. Matteo scriverà il secondo Vangelo, non è il primo e il secondo. È primo in ordine nella Bibbia, Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Ma cronologicamente il primo è Marco. E poi Matteo scriverà il secondo Vangelo. Per chi lo scrive? Matteo Levi, ebreo, per gli ebrei, per spiegare che Gesù è stato veramente il Messia e che il Tempio, che non c'è più, è dappertutto adesso. Anzi, chi è il nuovo Tempio di Dio? Perché voi sapete che l'Antico Testamento è tutto per costruire il Tempio. Davide, Salomone costruiscono questo Tempio per la gloria di Dio. C'è quella preghiera: qualunque verrà qua, qualunque si rivolgerà qua, tu ascolta. Quindi il Tempio era il luogo della comunione con Dio. E adesso non c'è più, vanno in crisi il popolo di Dio. Ma come? Viene Dio e il luogo per incontrarlo non c'è più. Matteo scrive, fa capire che il nuovo Tempio siamo noi. Prima Corinzi capitolo 6 versetti 19-20. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete più a voi stessi. Ah, ecco questo servizio. Dio viene in noi, ma per renderci servi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Prima Corinti, sempre capitolo 3, versetti 16-17. Non sapete che siete tempio di Dio, prima dello Spirito Santo e adesso di Dio? Lo Spirito Santo è Dio, quindi quando c'è lo Spirito Santo c'è anche il Figlio e il Padre. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Sì, amen. E beh, sappiate che se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Carino Dio! Simpatico. Perché? Perché santo il tempio di Dio che siete voi.
Allora, non è quando qui parla di corpo, voi siete il tempio di Dio, il vostro corpo, cioè tutto il nostro essere significa. Cioè non è solo il corpo, non la mente, ma è proprio tutto il nostro essere, noi siamo il tempio di Dio. E quindi se noi distruggiamo questo tempio, quindi non viviamo in un modo santo e quindi lo distruggiamo, dice che avviene proprio la distruzione di noi, come per quel tempio. Ci siete? E quindi Gesù entra a Gerusalemme, nel tempio. Ancora adesso entra, ogni volta che cantiamo Osanna, Osanna, poi riceviamo l'Eucaristia, Gesù entra e cosa trova? E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Dalla Betania, vi ricordate? La casa del povero, dell'afflitto. Al posto di rimanere nel tempio, nel Bet, nel tempio, nella casa di Dio, così avrebbe dovuto, se ne va, perché a quanto pare quella non è molto la casa di Dio. Dopo aver guardato ogni cosa attorno, in Marco è la prima volta che ci va, in Giovanni, in altri ci va più volte. Entra e che cosa vede? Lo vedremo fra 2 o 3 puntate, quando troverà di nuovo i venditori del tempio e ne farà? Yuppie! Li farà fuori per il piacere di tutti loro. È andato a scombussolare l'economia del Tempio di Gerusalemme, di come se andassimo giù in Vaticano, pigliamo lo IOR. Ok, mi escono sempre bene queste battute. Dopo aver guardato ogni cosa attorno, al posto di fermarsi, essendo l'ora tarda, al posto di fermarsi lì, nella casa di Dio, anche Davide aveva dormito, uscì con i dodici, quindi anche la chiesa, non solo lui, ma verso Betania, verso la casa del povero, dell'afflitto. Il santo tante volte non trova dei luoghi santi. Quelli che dovrebbero essere santi ad accoglierli a volte non li trova disponibili. E cosa fa? Deve andare da un'altra parte. Ritornerà poi per conquistare, ma addirittura lo faranno fuori proprio nel luogo invece dove avrebbero dovuto accoglierlo. Esce dal tempio, magari a volte esce anche da noi, dipende se ci trova disponibili alla purificazione, a tutto quello, se ci trova disponibili al servizio, oppure se deve usare le maniere un po' toste. Forse come userà fra qualche anno, quando inizieranno le manifestazioni potenti di Dio, visto che non lo si sta ascoltando in alcun modo. Prima guarda, poi se ne va e poi ritornerà. Dio ci sta dicendo tante cose dall'alto, attraverso profeti, attraverso la Madonna, che forse è arrivato, ha guardato, ho visto, ma non trovo risposte. Però quanta roba c'è nell'ingresso messianico. Gesù che vuole entrare, vuole conquistare. Per la prima volta prende un mezzo di trasporto ecologico, mi raccomando, è legato e lì c'è bisogno di qualcuno che lo slega, deve essere vergine e deve essere portato a Gesù per poi portare Gesù. Penso che abbiamo fatto un po' tutto, giusto? Così magari le nostre preghiere iniziano a essere più chiare, anzi, forse dobbiamo rispondere a questa chiamata che Dio ha di slegarci per farci diventare poi Suoi servi. E allo stesso tempo qualcuno di noi ha sicuramente la chiamata, il discepolo, di andare a slegare, aiutare le persone in questo tempo in cui sono legate da mille menzogne che vengono dette in televisione o dappertutto e vedi le persone che non stanno bene, perché comunque le parole legano, ascoltate, le parole menzognere rischiano di legare. E allora adesso che non ci abbiamo musica, non ci abbiamo niente, non ci abbiamo... ci abbiamo Gesù. Preghiamo, proviamo ad alzarci. Proviamo ad alzarci e a rivivere un attimo questo momento. Forse le decine, possiamo farle alla fine la prossima volta, ogni decina un gradino, ogni decina
un qualcosa che Maria ci aiuta a. Cercate di visualizzare, cerchiamo di visualizzare assieme. Impariamo questo modo di pregare che tante volte, magari sei lì davanti al Santissimo, sei in chiesa o sei a casa, nella tua stanza, chiuditi nella tua stanza e Dio ti premierà. E come fare a pregare? Prendi la parola di Dio, la leggi e poi inizi a meditarla. Gesù vuole conquistare la mia vita. Gesù vuole conquistare la tua vita. Gesù vuole liberare la tua vita da ogni male. Gesù vuole liberare la tua vita da tutti quei legami, da quei blocchi, da quelle schiavitù che non ti lasciano vivere la tua piena vocazione. Se sei felice, se la stai realizzando, è perché sei già stato slegato, sei stata slegata. Dio ha trovato il modo di slegarti. Forse hai avuto la grazia di avere dei genitori sani, o è successo qualcosa per cui c'è stato questo essere slegato. Alcuni si sposano anche, ma sono ancora legati e poi fanno dei danni durante il matrimonio. Ecco che quindi non basta essere sposati per servire Dio. Bisogna essere slegati, slegati, slegati. Slegati dalle ferite del passato, slegati dalle maledizioni, slegati dalla durezza di cuore, slegati dalla paura. Slegati dal vittimismo, dal senso di colpa, dal senso di inferiorità. Slegati da quelle rabbie che abbiamo dentro. Slegati dagli idoli, slegati quindi dai vizi. Slegati da tutto quello che ci schiavizza, che non ci lascia essere liberi, slegati. Mentre pronuncio questo slegare, Dio lo fa nella tua vita. Riconosci dove c'è ancora un legame. Riconosci dove non stai ancora bene. Riconosci dove c'è quella parte ancora non sviluppata, non piena, non sana, non santa. Perché Dio ti ha eletto, Dio ti ha chiamato, Dio vuole servirsi di te. Vuole farti diventare un servo come Maria dell'amore. Ma per farlo deve slegarti. Signore, slega, 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 slega in mezzo a noi. Slegaci da ogni legame sbagliato. Noi vogliamo dare il permesso a Gesù. L'asinello si lasciò slegare. Quel puledro si lasciò slegare. Sei disponibile a slegarti, magari anche da certe relazioni sbagliate, certe amicizie sbagliate, certi atteggiamenti sbagliati? Sei disponibile a essere slegato, a essere slegata? Perché Dio lo vuole fare per renderti felice in pienezza, cioè realizzare la tua vocazione. Signore, slegaci, diglielo. Se hai visualizzato che cosa, senti che questa corda viene slegata in questo momento. Slegati anche dai tuoi schemi, dal tuo modo di pregare, dall'entrare in chiesa nello stesso modo, slegati dall'avere sempre lo stesso posto. Sleghiamoci da queste abitudinarietà che non sono sane. Alleluia. Slegaci, Signore, da ogni male. Spezza, spezza le catene, sciogli i lacci. Per Maria, sciogli i nodi dentro di noi, rendici persone libere dal male. Slegaci qualcuno all'abitudine ancora di accusare gli altri, di accusare i genitori, di accusare anche Dio. Slegati da questa cosa, lasciati slegare dall'accusa, dallo spirito di accusa, dallo spirito di durezza, dallo spirito di pessimismo. Slegati. Come fa Dio a servirsi di te? Come fai a servire Dio nel pessimismo, nella rabbia, nell'accusa? Oh,
Gesù disse: non portate dietro due mantelli, non portate ma uno solo, siate liberi, slegatevi dalle vostre false sicurezze. Gesù mette alla prova i discepoli dicendo: non prendete niente, dovete solo fidarvi. Se noi siamo di quelli che hanno bisogno di tutte le certezze per fare qualcosa, abbiamo bisogno di essere slegati dalla paura, dalla certezza di noi stessi. Maledetto colui che confida in se stesso, benedetto colui che confida in Dio, sa partire in fiducia. Slegaci, Signore, dalle false sicurezze, dagli idoli. Deve slegarci anche da certi social, da certe cose. Ormai siamo troppo abituati a quella dinamica, a quelle cose che leggiamo. Dio vuole slegarci, ci sta rendendo schiavi tutto questo. Non siamo servi, non, quelle cose non ci servono, siamo noi a servire quelle cose. Siamo diventati schiavi e quindi non serviamo più Dio. Il tempo libero, l'affettività, la sessualità, il denaro, il nostro ruolo, ogni cosa, servono Dio? O siamo noi a servire quelle cose, siamo schiavi di quelle cose? Liberaci. Ora preghiamo gli uni per gli altri. Preghiamo gli uni per gli altri, perché ne mandò due, perché dove due o tre sono uniti, Dio è in mezzo a loro. E qualunque cosa viene chiesta, Dio la concede. Ora siamo noi a slegarci. Preghiamo gli uni per gli altri in questo momento, anche voi da casa, gli uni per gli altri noi. E poi dopo pregheremo per i nostri cari e per gli altri, li slegheremo con la potenza della preghiera. Prima preghiamo, facciamo questo servizio d'amore per quel fratello, per quella sorella che ti è vicina. Voi pregate per me, io prego per voi. Noi qui in sede preghiamo per voi a casa. Voi pregate per noi. Sleghiamo con l'autorità che ci ha dato Gesù. E abbiamo visto che c'è una regia dall'alto. Le cose andranno bene. Basta con la paura. C'è una regia, basta. Se noi obbediamo, le cose avverranno. E allora preghiamo gli uni per gli altri. Sleghiamoci dalla paura, sleghiamoci da tutte queste cose che abbiamo già pronunciato. Padre eterno e santo, nel nome di Gesù ti preghiamo gli uni per gli altri, per tutti noi qui in sede, per quelli che sono a casa. Slega, Signore, il fratello, slega la sorella, libera, guarisci, sana, salva. Alleluia. Immagina proprio che la corda viene slegata, che quel fratello, quella sorella vengono slegati. Li sleghiamo da quelle cose, prendiamo autorità, imporranno le mani ai malati e guariranno. Noi liberiamo le persone. Preghiamo perché il fratello o la sorella venga liberato dal vizio, dalla paura, dal legame. Ed ora preghiamo per i nostri parenti, i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri cari. Sleghiamoli con la potenza della preghiera e portiamoli a Gesù. Portiamoli a Gesù, come i quattro amici portarono il paralitico a Gesù e poi Gesù ha operato. Noi preghiamo adesso per la loro conversione, li sleghiamo dal loro ateismo, da questi spiriti che li stanno guidando, magari anche i nostri cari, i nostri figli, i nostri amici. Preghiamo per loro e portiamoli con l'aiuto di Maria a Gesù. Mettili ai piedi della croce, slegali e mettili già, visualizzali ai piedi della croce, che lodano Dio, che benedicono Dio, che sono salvati i nostri cari. Salviamoli nel nome di Gesù. Alleluia. Conversioni, guarigioni, liberazioni, Signore. Alleluia. E lo portarono a Gesù. Non vi era mai salito nessuno sopra.
Chi di noi fa un servizio, iniziando da me e tutti voi, forse è il tuo battesimo, il tuo matrimonio, o il servizio che fai nella Chiesa, bisogna di essere purificati. Perché Dio possa usarci, deve esserci cuore pienamente disponibile, vergine, disponibile per Dio. Lasciamoci purificare da Dio se ancora qualcosa intralcia il progetto di Dio. Lasciati purificare. Se Dio forse ha bloccato, l'aveva fatto in passato, il mio servizio per alcuni mesi era per purificarmi. Perché Dio può usare solo persone guarite e sane. Certo, per un momento magari anche altri, ma arriva a un certo punto, sei guarito, sei sano, o il tuo servizio non è per Dio, ma è per te stesso, è per guarire te stesso. Lasciamoci quindi purificare da Dio ancora. Oi ra na 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 ra ya ra la 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 ra ho oi ra na 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 ra ho oi ra na 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 ya ra la 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 ra ina ra ul la 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 ra ho ho oi ra na 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 ya ra la 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 ra ina ra ul la 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 alleluia oi ra na 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 ya ra na 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 ina ra ul la la la. Grazie Signore. Ancora la piena disponibilità a portare Gesù dove vuole andare. Non è il puledro che decide dove portare Gesù, ma è Gesù che guida il puledro. Forse sorgono subito delle paure, eppure nel Padre nostro diciamo sia fatta, usami, si compia il tuo progetto, guidami tu. Signore, vogliamo confidare in te, sappiamo che il tuo progetto è solo un progetto d'amore, come dice Geremia. Certo, passa attraverso la purificazione, la crescita, l'allenamento e tutto, ma per renderci strumenti validi e buoni nelle tue mani, per renderci quindi felici. E quindi vogliamo dire Amen, Signore. Vogliamo ancora, come Maria e con Maria, darti la nostra disponibilità. Quel puledro si racconta che quel giorno portò Gesù e vedeva tutti che cantavano Osanna. E disse, io. Ripassò il giorno dopo. Non c'era più nessuno a osannarlo, perché l'osanna deve andare a Dio. Il nostro servizio deve glorificare Dio. Quello che facciamo deve giungere a Dio. Amen, Signore. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Bene, una serata un po' diversa, con più preghiera in lingue, con più esercizio anche. Così non fate esercitare solo me, ma sta iniziando a realizzarsi una profezia che mi ha detto inizia a farli pregare. Quindi inizia a farli pregare, perché tutte le volte poi salgo, mia moglie dice ma cosa ti sei addossato? E allora invece questo luogo, ma anche attraverso il web, diventerà tipo una palestra spirituale, dove io mi siedo e guardo voi a fare esercizi. Io salirò sull'asinello e vi faccio, no, ci mancherebbe, però sento proprio questa cosa che sta avvolgendo questo ministero proprio a un servizio maggiore di guarigione e di liberazione, ma anche di sblocco, facendovi ottenere dei miracoli che, come sappiamo, succedono. Massimo me l'ha testimoniato l'altro giorno di come quando si prega anche al lavoro, perché doveva venire qua e quello che doveva portarci del materiale per finire la sede, quel mattino gliel'ha data buca. E quindi lui mi dice, e in quel momento non sapevo più cosa fare perché doveva venire su, e dice che si è solo messo a pregare in quell'istante giusto. Massimo ti ha telefonato, quello che è diventato il tuo nuovo collaboratore di lavoro, e tu gli hai detto sì domani ci sono ma oggi ho un problema, e lui ha detto e qual è il problema, vengo io, e dopo mezz'ora era qua. E questo l'ha sperimentato lui con una semplice preghiera sul lavoro.
E questo è bello. Quando sento queste testimonianze che voi ottenete, dico allora tutto quello che sto dando sta andando da qualche parte. Bene, Dio vi benedica grandemente anche voi a casa. Buonanotte, grazie per tutte le vostre offerte e così possiamo continuare a fare tutto questo sia nella sede ma anche attraverso tutti questi servizi. Buonanotte a tutti.